Il lavoro ai tempi della crisi, tavolo di discussione al circolo della stampa di Corso Vittorio Emanuela d'Avellino, voluto dal Partito Democratico e dall'Associazione Lavoro e Welfare. Occorre dare un segno di ripresa, si può morire di politiche di rigore, si deve parlare di sviluppo ed equità sociale, di aria nuova come in Europa, per poter mettere in pratica una politica industriale, ha dichiarato l'onorevole Cesare Damiano, già ministro del lavoro, insieme al senatore Enzo De Luca, all'onorevole Alberta De Simone, al professore Francesco Barri, al dirigente del PD provinciale Gerardo Viglietti. Noi abbiamo una crisi che continua, una recessione dell'economia, il calo del prodotto interno lordo. Quello che serve all'Italia e all'Europa è dare un segno, non avere in sostanza soltanto politiche di rigore si può morire, ma anche di sviluppo e di equità sociale. In Europa si sta sentendo un'aria nuova dopo l'arrivo di Hollande, del presidente socialista francese, anche Merkel comincia ad avvertire che è necessario cambiare strada, bisogna proseguire. In Italia mi auguro che il decreto sviluppo dia qualche indicazione, bisogna tornare ad un concetto. Siamo la seconda nazione per manifattura dopo la Germania, abbiamo bisogno non solo di tavoli di crisi ma di politica industriale. Proprio in Irpinia c'è una delle aziende più grandi, più famose qui in Irpinia, che attraversa un periodo di grave crisi come appunto l'Irisbus. Beh, questo è un caso diciamo emblematico, Fiat dismette questa produzione dal 1 gennaio, i lavoratori sono in cassa integrazione che come tutti sanno decurta ovviamente il salario, ma non soltanto, chiude l'orizzonte, la prospettiva, la sicurezza di avere un lavoro nel futuro. Io penso che la domanda che l'Italia deve farsi, non soltanto il territorio, è come mai l'unica azienda tra l'altro di eccellenza che produce autobus può chiudere. Bisognerebbe allora dire che noi abbiamo bisogno, bisogna chiedere al governo un piano dei trasporti, come si fa nelle nazioni europee, nelle nostre diciamo situazioni parallele, perché in questo modo se dobbiamo rinnovare il parco degli autobus che sono tecnologicamente arretrati e vanno sostituiti, che cosa facciamo? Compriamo dall'estero o sarebbe invece preferibile produrre qui in Italia, tra l'altro in uno stabilimento che ha tecnologie e qualità della manodopera adeguate? Mi pare una battaglia necessaria.